La compagnia teatrale Tutto Attaccato sta organizzando, sta mettendo in piedi uno spettacolo, una novità tutta da scoprire. Il debutto avverrà proprio a Borgo Taro. Per costruire una scenografia adeguata servono alcune scalette, possibilmente di legno ma anche di metallo, tipo quelle da pollaio, più o meno intorno a 1,5 metri di altezza. Sono scalette però un po' ormai in disuso, non è facile trovarle. La compagnia teatrale fa un appello attraverso RTA, se qualcuno all'ascolto ha questo tipo di scalette, può mettersi in contatto chiamando il 327 4734 384 oppure il 338 6318093. La compagnia teatrale ovviamente fa sapere ai proprietari che saranno tenute con cura le scalette e restituite subito dopo le rappresentazioni. E adesso ci spostiamo nel settore scuola, sanità e comuni perché si sono tenute le elezioni per le RSU. Vediamo com'è andata. Alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali del pubblico impiego in Valtaro Valceno, rispetto alla tornata elettorale precedente, la situazione rimane sostanzialmente invariata tra i dipendenti dei comuni, si registra una leggera avanzata della CISL nel settore scuola, mentre nella sanità il buon risultato conseguito dalla CGIL nel distretto sanitario Valtaro Valceno, dove ha praticamente confermato i voti di 3 anni fa, è riuscito a contenere la forte flessione che questo sindacato ha fatto invece registrare a livello provinciale. Nel seggio allestito presso l'ospedale Santa Maria di Borgo Taro, la CGIL con 170 voti, pari al 63,9%, pur cedendo qualcosa in termini percentuali per l'aumento dei votanti, ha confermato l'ampia maggioranza assoluta che aveva in precedenza. Stabili la CISL con 64 voti pari al 24,06% e la UIL 4 voti e 1,5%. È invece crollata l'USB, passata da 18 a 1 voto 0,37%, a vantaggio di FIALS 19 voti pari al 7,14% e FSI che ha conseguito il 3% con 8 voti. Un panorama molto diverso da quello provinciale, dove la CGIL, pur mantenendo una risicata maggioranza assoluta grazie al voto di Borgo Taro, ha perso oltre 100 voti e quasi 10 punti percentuali, attestandosi al 53,45% con 743 voti. Un calo da cui hanno tratto soprattutto vantaggio la CISL, passata al 31,65% con 440 voti, il nuovo sindacato FSI, che ha ottenuto 49 voti pari al 3,52%, e in misura minore gli autonomi della FIALS, 107 voti pari al 7,69%. Stabili la UIL 23 voti 1,65% e l'USB 25 voti 1,79%. La ripartizione dei 30 delegati sindacali in palio ha visto la CGIL calare dai precedenti 18 agli attuali 16, di cui 5 eletti in Valtaro Valceno, la CISL passare da 8 a 9 delegati guadagnandone uno, la FSI di nuova costituzione conquistarne uno, mentre la FIAL con 2 delegati, la UIL con 1 e l'USB anch'essa con 1 hanno confermato le posizioni precedenti. Per quanto riguarda l'elezione dei rappresentanti sindacali tra i dipendenti dei comuni del comprensorio, dell'Unione dei Comuni e dell'ASP, la CGIL ha confermato la maggioranza che già aveva ad Albaretto, Bardi, Bore, Borgotaro, Compiano, Fornovo, Pellegrino Parmense, Terenzo, nonché nell'Unione dei Comuni. La CISL l'ha confermata a Tornolo e Varsi, mentre a Bedonia e Berceto la maggioranza dei suffragi è passata dalla CGIL alla CISL e all'ASP dalla CISL alla CGIL. Infine, nei 6 istituti scolastici della Valtaro Valceno, dove erano presenti anche altre sigle sindacali, la CGIL ha conquistato la maggioranza relativa all'Istituto Comprensivo di Borgotaro e all'Istituto di Istruzione Superiore Zappafermi e quella assoluta a Lizzos Carlo Emilio Gadda di Fornovo. La CISL ha ottenuto la maggioranza relativa nell'Istituto Comprensivo di Fornovo e quella assoluta negli istituti comprensivi di Bedonia e della Valceno.
Complessivamente, a livello comprensoriale, la CGIL ha ottenuto 249 voti, pari al 47,51% e 9 seggi, la CISL 158 voti, 30,1% e 7 seggi, il sindacato autonomo SNALS 69 voti, 13,16% e 2 seggi, mentre nessun delegato hanno avuto la UIL 24 voti, 4,58%, la Gilda degli insegnanti 17 voti, 3,24% e il sindacato indipendente ANIEF 7 voti, pari all'1,33%. Domani, a partire dalle ore 10, c'è l'assemblea annuale ordinaria dell'Avis, sede comunale di Bedogna. Saranno esaminati alcuni punti come la nomina del segretario e del presidente dell'assemblea, la presentazione della relazione del consiglio, il conto consuntivo del 2014, la relazione del consiglio sindacale, il programma di attività, il bilancio preventivo di quest'anno, discussione sulle relazioni e sui bilanci presentati, conclusione e votazione delle relazioni e dei bilanci presentati e nomina dei delegati all'assemblea provinciale. Ovviamente i soci sono invitati a partecipare. E restiamo nel comune di, ci spostiamo per meglio dire nel comune di Albareto, dove si sta per organizzare un corso di formazione di base obbligatorio per volontari impiegati in attività di protezione civile per l'anno in corso. Si terrà nella sala riunione del Palazzo delle Comunaglie in via provinciale ad Albareto. Il corso durerà 21 ore e mezza e al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai volontari che hanno frequentato il 100% del monte ore previsto. La lezione numero 1 è prevista per il prossimo 10 marzo, martedì, inizia alle 20:30, si concluderà alle 23:30 e il relatore sarà Mirko Carretta. E noi siamo arrivati alla pagina sportiva, parliamo di calcio con le anticipazioni degli incontri in programma per domani. In promozione, dopo il pareggio di domenica scorsa, la Valterese domani torna in campo e va ad affrontare il Soragna, avversario non facilissimo ma certo alla portata dei ragazzi di Bozia che, proprio come 7 giorni fa, non dovranno farsi intimorire e tenere testa ai padroni di casa. A dividere le due squadre ci sono 12 punti, la Valterese sempre al 13° posto con 25 punti, mentre il Soragna di punti ne ha 37 e si trova in nona posizione. Cerca il riscatto invece in prima categoria il Solignano dopo la battuta d'arresto di 7 giorni fa. Il Solignano si troverà domani ad ospitare la Langhiranese in un match tutto da inventare, dove il risultato è aperto ad ogni possibile scenario. I padroni di casa sono quinti con 33 punti, mentre gli ospiti di punti ne hanno ottenuti sin qui 38 e sono al quarto posto. Veniamo alla seconda categoria, dove il Fornovo, forte della vittoria ritrovata e soprattutto della vetta della classifica riconquistata, cercherà di dare filo da torcere al Borgotaro in un derby tutto valtarese che si gioca nel capoluogo. Sulla carta il Fornovo è favorito, primo, dicevamo, con 37 punti, mentre il Borgotaro lo segue parecchio distanziato in ottava posizione a 22 punti. Ha voglia di riscatto ed è pronto a dare il tutto per tutto in campo il Bardi dopo il fermo di 7 giorni fa. Persa una partita fondamentale e di conseguenza al primo posto in classifica, domani, forte dei suoi 36 punti e della seconda posizione, il Bardi affronterà a muso duro il Fraore, che è nono. Il Valgotra spera in una nuova bella vittoria sul campo del Sivizzano. Le due squadre, rispettivamente in sesta e quarta posizione in classifica, daranno vita sicuramente a un bello spettacolo in campo. E infine la Folgore Fornovo, 20 punti e decima posizione, incontrerà fuori casa il Ghiare, che è quinto. E vediamo gli incontri di terza categoria. Terre Alte Berceto, 20 punti e 11° posto, ospiterà la Coppa Nord-Est, terz'ultima, quota 17. La Dinamo Solignano, che è ultima con soli 6 punti, affronterà la Varanese, quinta, con 35 punti. La capolista Compiano affronterà la diretta avversaria, la Calestanese, che dopo i verdetti emessi dai campi di gioco domenica scorsa è scesa al secondo posto a quota 44. Uno scontro al vertice dunque, dove entrambe le compagini metteranno in campo tutto e per tutto per vincere l'incontro. E infine la Bedognese, penultima con 8 punti, affronterà il Combi Salso, che di punti ne ha 37 ed è quarto in classifica. Vediamo
insieme il tempo previsto per domani, domenica 8 marzo. Avremo sereno o poco nuvoloso, temperature stabili, le minime tra meno 1 e 4 gradi con estese gelate notturne, le massime con valori compresi tra 7 e 11 gradi. I venti saranno forti sui rilievi, in attenuazione però a partire dal pomeriggio. Ultima pagina del TG, i programmi della serata, sia di oggi che di domani. Iniziamo da questa sera alle 20.35, va in onda Bucche TV, seguita alle 21.10 da Trucco One, poi alle 22 il TG, alle 22.30 Ballo che sballo in TV. Domani 20.30 avremo Mille Voci, alle 22.30 la seconda puntata di Delitti e Misteri, alle 23.30 Atlas e alle 24.80 Nostalgia. È tutto, vi auguro un buon weekend, noi torniamo lunedì, arrivederci. Grazie.